Un cordiale saluto e bentrovati a questo appuntamento con le informazioni di On Air News. In apertura la cronaca. In un container di 22 tonnellate posizionato al porto di Ancona in attesa di essere spedito in Camerun erano stivati rifiuti di vario genere, tra cui apparecchiature elettriche ed elettroniche, privi di certificazione dei requisiti di legge e impossibili da catalogare. È stato intercettato e sequestrato dai funzionari dell'ufficio dogane di Ancona e del nucleo operativo ecologico dei Carabinieri. Tre cittadini camerunensi residenti in Umbria sono stati denunciati per aver predisposto il deposito illecito di rifiuti speciali e per illecita spedizione transfrontaliera di rifiuti RAE. Il sequestro è stato convalidato e la Procura di Ancona conduce le indagini di approfondimento. Torniamo a parlare della strage nella discoteca di Corinaldo che nel dicembre scorso causò la morte di 5 adolescenti e di una madre. Una controperizia dei legali di alcuni indagati per accertare le responsabilità. Il servizio. Continuano i sopralluoghi alla discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo per una controperizia chiesta dai legali di alcuni indagati, quelli che non erano presenti alla relazione tecnica eseguita mesi fa dai consulenti della Procura di Ancona, perché ancora non iscritti nel fascicolo sulla strage costata la vita a 5 adolescenti e ad una madre, oltre al ferimento di circa 200 persone tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, mentre si attendeva l'esibizione in DJ set di Sfera e Basta. La richiesta è arrivata dai legali dei membri della Commissione Unificata di Vigilanza che nel 2017 rilasciò al locale la licenza di pubblico spettacolo. I componenti della commissione sono indagati a vario titolo per omicidio colposo plurimo aggravato, disastro colposo e alcuni per falso ideologico in atto pubblico. In tutto gli indagati sono una trentina, compresi 6 presunti componenti della banda dello spray, arrestati con l'accusa di aver spruzzato spray al peperoncino per rubare collanine, causando poi la calca mortale. Ancora la cronaca. A Porto Sant'Elpidio una donna di 91 anni ha tentato il suicidio. Dopo essersi chiusa in bagno, inferendosi una serie di colpi con un coltello alla gola, i familiari sono riusciti comunque a salvarla in extremis, grazie anche all'arrivo del 118, di un'ambulanza della Croce Verde e dei Carabinieri. L'anziana è stata ricoverata all'ospedale di Fermo. Svolta all'Hotel House di Porto Recanati, al palazzone multietnico, in arrivo l'amministratore giudiziario. I dettagli nel servizio. Con l'emendamento voluto dalla Lega al decreto sblocca cantieri giugno 2019 che prevede che per gli edifici condominiali dichiarati degradati la nomina di un amministratore giudiziario possa ora aspettare anche il sindaco del comune dove l'immobile è ubicato, la giunta comunale di Porto Recanati ha verificato che ci sono tutte le condizioni perché per l'Hotel House si possa attivare questa procedura. Il sindaco Mozzicafredo sarà dunque il primo in Italia a metterlo in pratica. Un amministratore giudiziario che approvi i bilanci e sostituisca quella che è l'amministrazione ordinaria che purtroppo per vari motivi non ha potuto essere operativa, motivato il primo cittadino portorecanatese. Lo scorso 10 luglio il sindaco aveva emanato un'ordinanza in cui si dichiarava lo stato di degrado dell'immobile ed ora si è passati allo step successivo, e cioè alla richiesta al Tribunale di Macerata di nominare un amministratore giudiziario con i più ampi poteri per ripristinare con efficacia ed efficienza le condizioni di vivibilità del condominio. L'amministratore dovrà essere nominato dal presidente del tribunale, avrà tutti i poteri che sono previsti dal codice civile e dovrà riferire semestralmente al sindaco e al prefetto sulle azioni messe in atto. Questo percorso è stato concordato dal primo cittadino con il prefetto Rolli e con tutti gli organi istituzionali competenti. La Procura della Repubblica di Ascoli, in collaborazione con la Compagnia della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto, ha sequestrato beni per un importo pari a 825.678 euro ad un imprenditore sanbenedettese operante nel settore della logistica e del freddo. Le ipotesi di reato contestate sono quelle di truffa e riciclaggio. Il Premier Giuseppe Conte sarà nelle Marche domani a Castel Sant'Angelo sul Nera, nel Maceratese, per incontrare alle 16 il Comitato Istituzionale Sisma nella sala polivalente Amici del Trentino presso l'area SAE cittadina. Saranno presenti nell'occasione, tra gli altri, anche il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, i Presidenti delle Province e vari sindaci della zona del cratere, tra cui Mauro Falcucci, il primo cittadino di Castel Sant'Angelo sul Nera. Equo compenso per i liberi professionisti delle Marche, presentata a Palazzo della Regione la proposta di legge. I dettagli nel servizio.
una tutela per i liberi professionisti affinché venga garantito e promosso il valore delle loro prestazioni professionali. L'introduzione dell'equo compenso, voluta in una prima fase dal legislatore nazionale limitatamente ad alcune categorie, è stata poi estesa ad altri soggetti, fino a contemplare nell'intervento complessivo anche i contratti stipulati con la pubblica amministrazione. Si colloca in questo contesto la proposta di legge sottoscritta dal Presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mastrovincenzo e dal consigliere Gino Traversini, illustrata a Palazzo delle Marche nel corso di una conferenza stampa. È una legge particolarmente significativa perché mette al centro il lavoro dei liberi professionisti, prevede la corresponsione equa e proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto dai professionisti. Credo che sia importante questa normativa perché è una delle prime a livello nazionale, dopo che nel 2017 c'è stata proprio una legge nazionale che stabiliva principi chiari su questo argomento. Hanno partecipato anche i presidenti di Confprofessioni Marche, Gianni Giacobelli, del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali, Roberto Di Giulio, e di Massimo Conti, rappresentanza delle professioni tecniche. L'abbiamo sostenuta perché è una legge che va a garanzia della dignità. Il lavoro, quello garantito e correttamente retribuito, come previsto dall'articolo 36 della Costituzione, è garantito non soltanto ai lavoratori dipendenti, ma a tutti i lavoratori, quindi qualsiasi lavoro uno faccia, che sia lavoratore autonomo, professionista, dipendente, è giusto che percepisca un compenso rapportato al proprio lavoro. Come spiegato dal presidente di Confprofessioni Marche, Gianni Giacobelli, l'Italia annovera oltre 1 milione di professionisti, un dato sicuramente superiore ad altri stati dell'Unione Europea, con un aumento di circa 214.000 unità tra il 2010 e il 2014. A livello regionale ne sono operativi 30.000. Questa proposta tende a dare dignità al lavoro delle professioni e ad equipararla alla dignità delle altre tipologie di lavoro, quale quelle di lavoro dipendente. Per quanto ci riguarda è un notevole passo avanti che poi dovrà trovare piena attuazione in successive regolamentazioni, ma che rappresenta di certo un miglioramento delle condizioni di lavoro dei tanti professionisti ordinistici e non ordinistici. Apriamo la pagina sportiva con il basket. Nella seconda giornata della Supercoppa ancora un successo per la XL Extra Light Montegranaro, che è andata a vincere ieri sera sul parquet dei rimaneggiati ma pur sempre insidiosi Roseto Sharks per 74-65. Enorme la quantità di palle perse dai gialloblu, addirittura 26, ma poi la differenza l'ha fatta uno stellare Thomas, autore di 27 punti di cui 19 solo nella ripresa. La poderosa resta imbattuta nel girone al pari della Juve Caserta, che domenica ore 18 salirà al Palace Avelli. Chi vince va ai quarti, chi perde deve sperare di chiudere come miglior seconda per avanzare alla fase successiva. Telecronaca stasera dalle 22.55 sul canale 11 di TVRS. Calcio, Antonio Rapuano della sezione di Rimini è l'arbitro designato per dirigere Ascoli Livorno, match valido per la terza giornata del campionato di Serie B in programma sabato alle 15 al Cino e Lillo del Duca di Ascoli Piceno. Gli assistenti sono Manuel Robilotta di Sala Consilina e Antonio Vono di Soverato. Ieri è stata anche la giornata di presentazione di due giocatori bianconeri, De Alcantara e Gravillon. Sentiamo quest'ultimo al microfono di Mario La Rocca. Ah, la trattativa è nata perché dopo gli ultimi giorni di mercato sono andato a parlare col direttore del Sassuolo. Gli ho fatto capire che io volevo giocare, cioè qua non penso di avere tantissime occasioni in Serie A. Quindi gli ho chiesto se potevo andare a giocare. Lui è stato molto bravo perché mi ha capito. È stato un bravissimo perché poi ha legato proprio per l'apporto con l'Ascoli e così. Poi ho discusso con i miei procuratori, ho parlato anche con il direttore sportivo, con l'Ascoli, e lì mi ha fatto capire che qui c'è un bel progetto, che loro puntano ad andare in alto. Io, riguardando la partita col Frosinone, oppure guardando anche le partite dell'anno scorso, la società la conoscevo già un po'. Io qua sono stato proprio contento di venire qua perché so che qui si possono fare grandi cose. Col mercato che hanno fatto si è visto che l'Ascoli quest'anno non vuole fare un campionato di salvezza, vuole fare un campionato da puntare in alto per andare più alto possibile. Io voglio quello, cioè vogliamo tutti questo e tutti i giorni lavoreremo per andare più in alto possibile questo anno. I miei punti di forza sono la fisicità, la tecnica, velocità,
secondo me devo migliorare sul punto tattico e anche magari concentrazione un po', perché a volte c'è un po' di cali di concentrazione, però sono tutti punti che si possono migliorare in allenamento. Certo che a destra è più comodo, però a sinistra, vabbè, a sinistra mi trovo anche bene, perché tanto mi alleno un giorno per quello, e quindi destra e sinistra non è che cambia tanto. Alla fine difendi e imposti. È certo che la concorrenza c'è dappertutto, poi in allenamento giochiamo tutti insieme, ho difeso con Brosco, Valentini, Riga, cioè sono tutti difensori bravi, non è che mi trovo bene con uno o con l'altro, mi trovo bene con tutti, perché alla fine in difesa ci vuole sempre la comunicazione, quindi quando parli con il centrale di parte, sì, vi state bene, certo che poi fai bene in partita e in allenamento. Che impressione ti ha fatto questo gruppo anche rispetto al Pescara dello scorso anno? Impressione, vabbè, grandissimo gruppo, pure l'anno scorso a Pescara c'era un grandissimo gruppo, secondo me ovunque vai trovi un grandissimo gruppo, perché comunque i giocatori mi hanno accolto benissimo, cioè, poi io li conoscevo già un po', ci ho giocato contro anche l'anno scorso, mi hanno accolto benissimo, siamo un gruppo che abbiamo tanta voglia di fare, di dimostrare, di fare un grande campionato, quindi mi hanno accolto benissimo e sono contento. Si giocherà regolarmente ad Urbania, domenica alle 15.30, il match inaugurale del campionato di eccellenza contro l'Anconitana. È arrivato infatti l'atteso ok da parte della Questura di Pesaro, verificate le condizioni di sicurezza dell'impianto durantino, che comunque nel recente passato ha anche ospitato incontri di buon livello. Vediamo ora le previsioni meteo per venerdì 13 settembre. Previsioni per venerdì 13 settembre. L'alta pressione delle Azzorre continua ad espandersi sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo per il periodo. Spostiamoci ora al centro, anche qui il sole sarà l'assoluto protagonista su tutte le regioni. Una maggiore nuvolosità, peraltro innocua, potrà interessare solo le coste di Marche e Abruzzo. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 11 gradi e non supereranno i 23 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 31 gradi sia al nord sia al centro, punte di 32 gradi invece sulle regioni meridionali. Concludiamo con il calcio a 5. Sabato alle 20.45 al Pala Nino Pizza di Pesaro andrà in scena la grande sfida fra l'Ital Service Pesaro, campione d'Italia, e l'Acque Sapone, vincitrice della Coppa Italia. In campo due squadre composte dai più importanti campioni del futsal italiano. Sarà il battesimo di fuoco della stagione 2019-2020. Per noi era questa l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e io vi auguro un buon proseguimento.